Allora, io vado subito a preparare nella mia fantastica Excel, però prima di usare l'Excel, ok? Mi metto la mia lasagnera quadrata a 100 di gas, metto un filo d'olio, ok? Vado a mettere un po' di pancetta o guanciale, uno quello che si può avere tranquillamente, ok, e faccio perché va così, fa così. Arrivo subito nel frattempo che mi fa la pancetta. Avevo dimenticato la passata di pomodoro. Ciao Chiaretta, un bacio. Come stai, Chiara? Tutto bene? Ok, nel frattempo che si fa un po' la pancetta, vado a mettere su la mia bella XL, ok? L'XL è adorabile per quanto riguarda le grandi cene. Le scampagnate con gli amici, i parenti e tutto, quando ci riuniamo tutti quanti insieme, ok? Allora, faccio un po' di cipolla. Ultimamente, come vi dicevo, sono un po' presa. Però, come si suol dire, il primo amore non si scorda mai. Ciao Manu! Ok, metto questo qua. Ok. Ciao Romina, un po' d'olio. Ok, olio. E poi prendo i funghi surgelati. Ok, quindi i funghi surgelati. In questo caso sono dei porcini. Non ho neanche accesa ancora. Brava Tiziana. Ok. I funghi sono surgelati, come vi dicevo, quindi direttamente dal congelatore in padella. È vero, comodissima. Vedete, è tutto un blocco, eh. Metto su. Ok. Qua sta andando, quindi non so se riuscite a sentire che scricchiola. Ok, che faccio? Mi metto il sugo, come ho sempre detto. Scusate che chiudo la porta. Come ho sempre detto, Magic Cooker non altera, si deve cambiare. Romina, cosa sto facendo di buono? Dovevo preparare il pranzo, quindi la giancaleone, rigatona alla giancaleone, una scaloppina ai funghi. E ho deciso di farla così con voi, in diretta con voi, proprio per far vedere che con Magic Cooker si riducono molti i tempi e non necessita di grande... diciamo di preparare molto molto prima magari la salsa, far bollire l'acqua per la pasta e quant'altro, ok? Questo qua. Come vi dicevo, non necessita cambiare il nostro metodo di cottura, quindi io preferibilmente potrei mettere anche tutto insieme e comunque si cuoce magnificamente. Io ho fatto soffriggere un po' la pancetta, apro la salsa e la faccio andare un po'.
po' di pepe nero, perché se no non è giancaleone senza pepe nero. Faccio andare un po'. E lo faccio andare, ok? Vediamo qua come vanno i funghi. Anche questo va. Poi ho messo cipolla, un filo d'olio e un po' di, come si dice? Mo vado a mettere un pochino di vino bianco, che poi lo metto pure quando ci metto le scaloppine. Ok, poco poco. Nel frattempo che faccio? Un vassoio, dei dolci. Mai buttare i vassoi dei dolci, sono sempre utili, si possono sempre riutilizzare. Ciao Oksana. Ok, metto un po' di farina, però si può fare anche, vi dico, vi svelo anche a volte come faccio io, magari se vado di veloce o con un po' di olio, un po' di farina o del burro, come uno preferisce, si sbatte e si fa una crema, ok? E la si può mettere all'interno della scaloppina. Vado a infarinare la carne, ok? Io ho preso del prosciutto di maiale, ma voi potete prendere qualsiasi cosa, di pollo, di vitello. Io avevo preso il prosciutto di maiale, però poi ho deciso di fare la scaloppina, ma va bene lo stesso. Quindi, ok, la infarino così. Ciao Manuela, voi che cucinate? Dai, dai, che siamo insieme, tanto nel frattempo che io mi preparo, finisco, voi cosa state cucinando? O se siete fuori, avete già pranzato, non lo so. Che mi dite? Sì, vanno bene queste. Ok. Poi, come notate, ho messo solo su due padelle e basta, non ho messo altro, quindi ok, perfetto, questo è pronto, lo tolgo, mi lavo le mani. Laviamo le mani, ok. Allora, spaghetti con peperoni piccanti, gamberette e zucchine, buoni. Manu, dopo manda la foto, almeno pubblicate le foto. Oh, qua abbasso un pochino, anzi spengo e vado qua. Ok, così mi cambio solo il gas, perché il sugo. Ok. Perfetto. Allora, cambio un attimo la postazione. Sì, questa è questa, mi metto il sugo qua, ok, ups, vedete, sì, ok, perfetto, perdonate. Poi vado qua e metto questa qua, ok. Adesso che faccio? La scamorza affumicata, giancaleone, scamorza affumicata, quindi mi raccomando, no caciocavallo, no mozzarella, scamorza affumicata.